Senta Parini, ad Empoli stamani c'è stata una nuova protesta dei risparmiatori della vecchia Banca Etruria che hanno perso tutto di fronte alla sede del PD. Chiedono a gran voce anche il vostro intervento. Allora che cosa rispondete? Innanzitutto che mi dispiace non aver potuto parlare direttamente con loro, come sapete Empoli è il posto da cui provengo, ma sono tornato da Roma troppo tardi. Poi, noi ci siamo sempre impegnati e continuiamo a impegnarci affinché l'intervento in favore dei risparmiatori truffati sia un intervento consistente e giusto. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sapremo i contenuti del provvedimento del governo che regolerà l'utilizzo dei 100 milioni di euro. Invito sempre i manifestanti di oggi e tutti quelli che parlano del caso Etruria però a rispettare la verità dei fatti, cioè descrivere questa loro perdita di risparmi come il frutto del decreto salvabanche non è vero, significa dire una cosa che non corrisponde alla realtà. Penso che da un racconto accurato dei fatti abbiamo tutti da guadagnare. Ciò nonostante il nostro impegno sarà forte, come è stato forte nelle ultime settimane, affinché chi è stato raggirato abbia un ristoro vero.